stiamo abbracciati, cantiamo insieme per un grande amore. Tu sei la musica e scrivo che note, quando vuoi parlare so che la dogo. E tra se mi ne dica, come si possa nega sperciamo ogni mura. Se mi voce sta terra e ti chiamo, ti dico scetata, papa la scena canta. Ben ritrovati cari amici ed amiche dalla redazione Feste di Gigli Bessavio Group. Ebbene, dove eravamo rimasti? In realtà non ci siamo mai lasciati, perché l'associazione Savio Group è sempre stata accanto a voi durante questo periodo di pandemia da coronavirus, tramite i canali social, quindi dandovi serenità, facendovi strappare un sorriso in un periodo molto delicato per l'Italia e per il mondo. Adesso invece è giunto il momento di sorridere, di ricominciare e quindi di iniziare delle nuove interviste. Oggi è con me Pasquale Viviani, storico poeta di Gigli, che ringrazio a nome dell'associazione Savio Group per aver accettato questa intervista. Buonasera Pasquale, ciao. Grazie per essere qui con noi. Dunque Pasquale, una domanda semplice, giusto per rompere il ghiaccio. Com'è nata la tua passione per la composizione delle canzoni dei Gigli? Non so, ti dico la verità, non so. Eravamo una sera un gruppo di amici, così incominciai a scrivere, piacque, da allora non ho finito. Quindi quest'anno festeggi i tuoi 40 anni. Anzi, per dire, la prima volta che registrammo, che fu registrata una mia canzone, 1980, la portammo a vedere a Mario Patanella, che era lui. E lui la lesse e disse: Pasquale, ricetto, metricamente perfetta, perché tanto si portava prima il testo. Ricetto, Pasquale, metricamente perfetta. Hai detto tutto, vai avanti. Quindi Pasquale, quest'anno festeggi i tuoi 40 anni di carriera, però in realtà tu mi dicesti che erano 42, raccontaci un po', qual è stata la tua prima canzone? La prima, non la ricordo, erano Marce e Marcette che facevamo con la variante di Gaetano, se ti ricordi operite del numero rovinolano, come? Io le scrivevo io, la Gaetano, però non mi ricordo, come facevo che non me lo ricordo nessuno. Quindi la tua prima canzone qual è stata? Quella che proprio è stata registrata. Ufficiale, ufficiale 1980. Quale Giglio? Beccaio, Inuva. Quindi. Però il boom proprio è successo nel 1982 con la Zingaretta. La famiglia Parisi che salutiamo. In battaglia stanno Picarelli e la casta ballando Salumiere. O porto non voglio lo blu ne faccio, odiamo lo turchetto di quartiere, se fatta una varanza con bagnella, ca gomma palumella ciglia favola. Quindi hai scritto tante canzoni, c'è una canzone che ti è rimasta nel cuore? No, ma non è rimasto tutto nel cuore. Quindi parlando della tua prima canzone. Un po' forse di più, ma perché l'avevo scritta per il mio Gigli e poi la demo. Era il Sognatore. Il Sognatore l'avevo scritta per il 2007, per il mio Gigli, e poi invece va a retma il 2007. Quindi questa è un po' di più. Quindi ritornando alla tua prima canzone, c'è un evento legato a questa canzone? Cioè ti sei ispirato a qualche storia circa la sua composizione? No, mi vengono così a me. Quindi proprio la tua passione per i Gigli che ti spinge a scrivere. Hai detto che sei stato maestro di festa nel 2007 con il Gio del Fabbro. Che ricordi hai di quell'anno? Tanti, tutti belli. Peccato che non si può fare più. Vabbè. Quindi, Pasquale, parlando di della canzone, come nasce una canzone dei Gigli? Ma non lo so, Carolina, non te lo so spiegare, a me mi viene spontaneo, dico, ma mi fermo 5 minuti, piglio un blocchetto e là come si apre? Quindi con che legame si crea
con il musicista che poi deve inserire la musica, deve musicare io i tuoi versi? Ho sempre cercato di avere musicisti amici, perché io son vicino. La musica me la facevo cambiare tante volte, certo. Volevo che mi stessero a sentire. Certo. Per questo ho legato tanti anni con Felice, se ti omaggio conosciuto a Felice. Sì, sì. Quindi, allora, immaginiamo che c'è il musicista al pianoforte e tu accanto al musicista. Quindi vi coordinate in questo modo, come funziona? Sì, sì, la maggior parte delle volte è così. Quindi, allora, abbiamo detto che il musicista varie volte ha cambiato, insomma, la musica che doveva, insomma, accompagnare i tuoi versi. Diciamo che un musicista deve attenersi alle tue idee, ai tuoi gusti. A me sì, per me sì. Sì, quindi è molto importante anche che il poeta, insomma, debba... Infatti, vedi, sì. Di solito le mie canzoni, già dalla partenza, come parte all'introduzione, c'è questa canzone a Pazzo Pascal. Che musicalmente... Eh sì, perché poi ricordiamo ai nostri amici che tutte le canzoni di Pasquale sono raccolte in questa confezione di CD, quindi ci sono tutte le canzoni dei tuoi 40 anni, anzi 42 anni di carriera. Quindi parlando adesso del coronavirus, come ben sai, come ben sappiamo, ha interrotto, ha sospeso la festa dei Gigli. Quando c'è stata questa sospensione, quando insomma è scoppiato questo virus, tu avevi già scritto qualche canzone? Sì, sì, io l'avevo consegnata addirittura, le ho pure consegnate alla Fondazione Festa. Quindi come avete vissuto questo periodo? Da Giglianti Verace, com'è stato per voi questo periodo? Non lo so, è stato un brutto periodo. Speriamo quindi di poterne uscire e quindi di rivedere la nostra festa. L'anno 21, visto che quest'anno insomma è stata sospesa ed è stato un duro colpo per tutti i nenolani. Allora, recentemente è stata scelta come canzone dell'Alzata per il Geo Boss la tua canzone. A cosa ti sei ispirato quando l'hai composta? Abbiamo fatto una canzone talmente semplice, sì. Però dicono che è carina. Talmente semplice. No, è carina, sì. Che poi è stata pubblicata su Facebook, quindi posso confermare che è carina la canzone. Forse la registriamo pure bene quando sarà il momento. Mi sono ispirato ai ragazzi, ho pensato ai ragazzi che sono il futuro della festa. Quindi già insomma vi siete ispirati per l'anno prossimo per la canzone, quindi già è tutto preparato per il Giro dei Bambini. Sì. Perfetto così. Adesso parliamo di Brusciano e di Barra. Hai composto anche per Brusciano? Qualche volta, ma non è che... Nel 2008? 2008 Brusciano è secondo me è una delle canzoni più belle di Brusciano. Come si chiama Bella. La canzone? Nel 2008, nel 2018 anche, Sì, è anche era bella, però il 2008 era proprio il nostro stile, diciamo, il stile tanto è bello, Vincenzo Scala, quando lo sentì, ma perché nato da dopo? E poi so che hai scritto anche per Barra nel 2014. Barra per Peppe, più perché Peppe venne, portiamo il giglio a Barra a farci la canzone, eppure fece una bella canzone. Quindi sei molto conosciuto, non solo a Nola. No, ma a parte il fatto, Barra Brusciano tanti amici, specialmente sì. A Barra. Sì, sì. Barra, tanti amici mi apprezzano, mi vogliono bene, anche se non mi conosco. Sì, quindi questo è anche lo spirito della festa, l'unione fra le varie feste, quindi non solo Nola, ma anche Barra e Brusciano, dove ci sono appunto tanti amici che apprezzano la nostra festa e quindi si crea una sorta di scambio culturale fra le tre feste. Ritornando invece a Nola, nel 94 hai composto una canzone per il Giro del Salumiere che si chiama Ritratto di un sogno. Questa canzone è particolare, ci puoi spiegare com'è composta? Sì. Perché è molto particolare. Allora, come ti spiego, la mia passione, proprio la mia prima passione qual è? La mia prima passione, perché io sono riuscito a creare uno stile di canzoni per i cigni, che secondo me è il più bello di tutti. No, io veramente... No, ma figurati. La mia passione era la musica, è la musica. Allora, chi lo fa ti fa un solo pezzo legato, non l'ho fatto, l'ho fatto pure con un mio cigno.
Perché insomma, vado dei Pink Floyd, loro usano questi. L'idea è stata partita proprio da lì. Certo. Mi piace fare una canzone di Cigis, tipo come fanno i Pink Floyd. E quindi è una canzone particolare, come... Ed è bella, piacque tantissimo. Quindi erano quattro, se non erano quattro parti... Quattro pezzi, partiva dalla malinconia che la festa non ci stava, poi l'attesa che era la canzone dell'alzata, e poi la gioia che la festa era ritornata. Perfetto, quindi raccoglie tutto, sì, sì, tutte le sensazioni che noi proviamo. La stessa cosa l'ho fatta col mio figlio nel 2007, la stessa cosa. Quindi con la canzone che tu hai composto nel 2007 hai usato la stessa tecnica. Sì. Infatti la canzone mi si intitolava Poesie. Ma pure Fantasia era bella, nel 2004. Che lì c'è, ma, sì, ma chi è stato, Carolina, in quel periodo nacque quello stile di canzone che partì dalla canzone di Gennaro Giordano, 2004, Santa Maria da Pera, Il Sognatore, ne nacque uno stile talmente fantastico, cioè uno stile musicale che come dovrebbe essere la musica, decine, quattro accordi cuciti a croce, basta, ed erano talmente briosi che non ti facevano stare di dire a te. Ovviamente. Che non proprio il problema della canzone è che le poche musiche sono talmente condotte, non finisce mai. Però anche la canzone dell'anno scorso per il Giro dell'Ortolano, pure ha riscosso successo, una bella canzone. È che se lo salta. Molto, molto. È che lo salta si ti fa quello stile là. Quello che ti stavo dicendo. Quello che mi hai detto tu. Sì. Invece sappiamo che nel 2003 hai scritto per il Gede Sarto un'altra canzone molto bella, a voce, dedicata a Enzo Parisi, grande Enzo Parisi. Che ricordi hai di Enzo? Di Enzo, diciamo, io ho fatto pochissime canzoni, però è un rapporto familiare, perché mia moglie è Parisi. Ah, e quindi... A parte della mamma, sì, è Parisi, sì. Anzi mia suocera ha lo stesso nome perché in famiglia non nacque un maestro per chiamarlo Enzo. Quindi ha dei bei ricordi di, sì, di sì, Enzo. Enzo Carmine. Carmine. Carmine, infatti si va in coppa con un profilo mio, Facebook, sì. Sto in capo di Carmine. Carmine, sì, sì. E beh, poi diciamo, loro hanno fatto la storia della festa dei Gini, gli anni 70, 80, possiamo dire che le più belle canzoni sono state cantate dai fratelli Parisi, sì. Quindi su questo non c'è dubbio, insomma, le più belle canzoni da Enzo e Carmine. Sfortunata non le sento da voi. Guaglio di manna chi c'è stata, a chi l'ha conosciuta. Sto dicendo quando sono giunto, spicciate la striscia a fare picca. Non gira di scrispa nemmeno che sentime cantare. Com'è bella festa, bella straniera si torna da nola, non c'è l'improvvisata quarantiniere, ha già scritto per te, non può morire. Adesso invece parliamo un po' delle canzoni dei Gigli e la differenza tra le canzoni degli anni 70 e quello di Irne. Diciamo che ci sono state delle, c'è stata un'evoluzione, quindi che differenza ci sta fra una canzone scritta negli anni 70 e quello di Irna? Allora, noti qual, questa è una, diciamo che è una nota dolente. No, non è nessuna nota dolente, anzi io non sono tanto critico, anche il contrario. Allora, ti dico, la canzone dei Cigli è andata sempre a passo con i tempi, con gli stili musicali che c'erano all'epoca, sì. Ma non, ma cioè se la classica napoletana e la canzone dei Cigli, ma le canzoni sono diventate più moderne, però non devono dire che sono tutte brutte, no? Ci sono canzoni che sono autentici capolavori, sì, sì, forse sì. Più capolavori di quelle di prima. La differenza è che noi ragazzi degli anni 70 vivevamo di musica, per noi la musica era la prima cosa, noi i ragazzi di oggi bruciano tutto. Allora una canzone monasce e muore un dopo. Poi, diciamo, il periodo nostro venivano registrate 8 canzoni che giravano tutte le feste dei Cigli, a barra con più bancarella, con le canzoni dei Cigli no, a barra non registravano, Bruciano non registravano, erano 8 che camminavano sempre, invece mo se ne fanno 8 mica.
Sì. Questa è un'altra cosa dolente. Prima erano 8, solo quelle 8 là. Il Stereo 8, se vi ricordate, a Bacca, un coppia di bandarella per le canzoni nuove, perché sapete ora esamine che canzoni nuove. Quindi diciamo che Nola è sempre stata il faro, insomma, per, sì, tutte le altre, per tutte le altre feste. Però quello che, insomma, che colpisce è che magari le canzoni anni 70, anni 80 sono più, diciamo, memorizzate, restano nella mente, mentre quelle odierne, eccetto qualcuna, finita la festa, sì, non si, sì, ricordano, sì, è così, più. È così. Ma scusa, ma tu per esempio, se parliamo degli anni 60 e 70, no? Ti ricordi di canzone per esempio 60 e 70, che te ce dici? Yesterday, dai, vuoi? Vabbè, Yesterday sì. E quanti ce ne stanno come Yesterday? Che poi non sono manco granché musicalmente. E che le oggi loro chi si non sono scrivere più quando non si ricorda manco che hanno fa. Che vuoi? Vale, è un discorso che, sì, vale per anche per la musica mondiale questo, non è come prima. Quindi diciamo che c'è stato questo salto generazionale, sì, che... Sì, sì. I ragazzi di oggi bruciano tutto. Bruciano tutto. Mo e poi vengono altre vedute, invece hanno le nostre vedute la musica. La musica, giustamente. Quindi Pasquale, che futuro vedi per la festa dei Gigli? Io vedo, l'ho scritto pure, Don Scorsi, io vedo un futuro molto lungo. Sì, perché purtroppo io sono critico con quei vecchi che dicono ma la festa è andata sempre così. La fortuna della festa dei Gigli è che si è saputa di cuore ai tempi. E se ancora oggi noi abbiamo migliaia e migliaia di ragazzi che vanno tutto il Gigli, è perché sanno loro misure la portano avanti. E noi, certo, a lui non piace, e se non ci piace è facile. Bisogna allora adeguarsi allora a questo punto. Sì, ma noi diciamo adeguare. Sì. Io l'ho sempre pensata così. Certo. Quindi vedi, insomma, un futuro lungo, luminoso, sì, per, sì, la festa, sì, dei, sì, Gigli. Sì, sì. Senti che stanno... sono andato a dormire, a luna, faccio delle parole che ce la faccio, ma ci svegliate il 7, ci vinto qui che 18. C'era il sarto, ma tenevi 100.000 vogliono attorno, 100.000 persone attorno al Gigli. Era impressionante, ma era nell'ottava di... Sì, sì. Allora ciò vuol dire che ci stanno. Speriamo bene. Quindi secondo te questa, la sospensione della festa di quest'anno potrebbe essere un modo anche per riflettere, sì, per far sì che l'anno prossimo la nostra festa possa essere organizzata essere in maniera ottimale? Sì. Tu che ne pensi? Quindi secondo te forse è stato, insomma... Non tutti i mali vengono, sì, bene. Magari è stato un positivo che ci sia stata questa sospensione quest'anno, in modo tale che l'anno prossimo si possa, sì, insomma, ricominciare da capo e organizzare la nostra festa in modo, insomma, ottimale rispetto agli ultimi anni che, insomma, si è assistito un po', sì, sì, un po' di confusione. Quindi Pasquale, quando riprenderai a scrivere? Penso che è presto. È presto. Quindi per l'anno prossimo. No, penso che è presto. È presto. Allora, io la nostra intervista finisce qui. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. C'è un verso di qualche tua canzone che ci vorresti recitare prima di salutare i nostri amici? Mamma, metti in imbarazzo. Dai, non ti vergognare. Qualche verso. Quella di Giovanni, mi viene. Sì. E quando cerca una stella, li trova a te, perché sì, una stella mia. Ti chiama Nola, sia terra di Gigli. E per stingante, si terra felice. Perfetto. Allora io ringrazio ancora Pasquale per essere stato qui con noi. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza e ci rivediamo presto.